quando mi accade di parlare del Polesine, mi sembra di descrivere una terra mitologica, una misteriosa terra di nessuno avvolta da una nebbia perenne, piena di nomi quasi esotici ed evocativi. Nonostante l'immagine che dà all'esterno, la provincia di Rovigo è piena di tesori nascosti. Il nostro compito sarà di diradare questa nebbia e di vivere le sue bellezze. Partiremo dai suoni e dai significati dei nomi dei suoi paesi, che suscitano curiosità in chi li sente per la prima volta e che racchiudono una geografia ricca di tradizioni e destini racchiusi tra i due fiumi più lunghi d'Italia. Il Po e l'Adige saranno le vie che ci accompagneranno nell'esplorazione di questo territorio che suddivideremo, come di solito si fa, in Alto e Medio Polesine e Delta. Siete pronti? Luogo di produzione del miele. Questo è il significato latino del nome del paese più a ovest della provincia di Rovigo, Melara. Non abbiamo più testimonianze di questa antica produzione se non nel nome, ma sappiamo che in epoca preromana l'insediamento ritrovato nell'attuale località Mariconda si caratterizzava per l'artigianato del vetro, come altri insediamenti della cosiddetta Via dell'Ambra. Gli abitanti successivi hanno lasciato un arco del secolo XVII, voluto dal cardinale Sigismondo Chigi, e l'incompiuta e suggestiva chiesa di San Materno, con il campanile e il fonte battesimale del XV secolo. Per poter solcare le acque del Po, ci si serviva, secondo Plinio il Vecchio, del Brigantinum, un'imbarcazione utilizzata dagli Ostigliensi. Il nome richiama anche i briganti, che proprio in zona di passaggio potevano insediarsi per le loro scorribande. Bergantino, però, al giorno d'oggi, ci presenta altre meraviglie, facendoci sognare al Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare situato nel settecentesco Palazzo Strozzi o portandoci nelle atmosfere rinascimentali di Palazzo Diani. Terra di passaggio, quindi, con i pro e i contro che questo comporta. Un nuovo castello del Naviglio, fatto costruire nel XIII secolo dagli Estensi, venne distrutto nel 1800 e così il riferimento alla fortificazione antica rimane solo nel nome di Castelnuovo Bariano. Altre bellezze, però, vengono presentate dal Museo Civico Archeologico, risalenti al periodo del Bronzo Antico e ad epoche successive, quella rinascimentale in particolare. Con tutto il movimento che abbiamo fatto in questa prima parte del viaggio, un luogo di sosta è necessario. Ci aiuta allora la Manzio di Castelmassa, che ci presenta la meravigliosa chiesa di Santo Stefano del XVI secolo, arricchita da un organo di quasi 2000 canne, il Teatro Cotogni, con la sua costruzione moderna, e Palazzo Bentivoglio, testimonianza del passaggio dei nobili bolognesi del XVI secolo. Il Polesine è fatto anche di piccoli paesi di cui non si conosce l'origine del nome e che condivide con il territorio circostante le vicende storiche, senza avere particolari specificità rilevate. È il caso di Ceneselli, che propone al viaggiatore due luoghi di pregio, l'elegante chiesa parrocchiale dell'Annunciazione e Villa Peretti, che, si ipotizza, sia stata fatta costruire dal cardinal Felice Peretti, che diventerà, nel XVI secolo, Papa Sisto V. Il passaggio del sale, merce importantissima dell'antichità, è testimoniato nel nome del paese di Salara, che, forse, era anche luogo di deposito di questo materiale pregiato. Attualmente, un luogo di grande rilevanza del paese è il monastero di Santa Croce, che racconta varie stratificazioni architettoniche e storiche. La sua storia comincia nell'XI secolo per opera dei monaci agostiniani e continua con i benedettini, che lo ampliarono nel 1600 e nel 1700. Chissà chi era o cosa era Ariolus o Ariolum, che diede il nome al borgo, al vicus dove ora sorge Ficarolo. Di certo, questo nome tradisce la sua origine romana. In paese troviamo Villa Giglioli, cominciata nel 1500. Essa accoglie il visitatore con due scalinate esterne di grande eleganza e con un parco di impronta romantica ottocenteschi. Una curiosità: il campanile della chiesa di Sant'Antonino,
per la sua forte inclinazione, ha preso il nome di Torre di Pisa del Veneto. Sarebbe interessante capire come dei suoni simili producano significati così diversi. Stienta, infatti, potrebbe avere come significato quello di luogo legato alla nebbia oppure di 70 misure di terra. Nelle nebbie che avvolgono queste 70 misure di terra possiamo trovare una villa settecentesca denominata Villa Camerini, complesso imponente e austero, e la chiesa di Santo Stefano Martire, bellissimo esempio di costruzione neoclassica in Polesine. Posizionato a ridosso di un'ansa, di una via curvilinea, Fiesso Umbertiano deve il suo nome proprio alla piega della strada, Flexus, e alla dedicazione del paese a Umberto I di Savoia nel 1867, che qui sostò. Questa curva presenta oggi, sparsi nel suo territorio, 9 piccoli oratori, tutti dedicati al culto mariano. Villa Morosini Vendramin Calergi, sede comunale di grande pregio con la sua scalinata esterna e la sua imponenza, e altre ville antiche, tra cui Villa Colognesi, di stile tardo barocco. Come da Le Casette si passi all'odierna denominazione non è completamente chiaro, anche se il bel paesaggio sul Po aiuta la comprensione. Occhiobello prende il suo nome in tempi recenti e dichiara l'intenzione di presentare cose piacevoli alla vista. Lo confermano la chiesa di San Lorenzo con la sua facciata barocca, Palazzo Pepoli, nonostante la sua parziale distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, e lo stile Liberty di Palazzo Prearo, noto anche come Villa del Podestà. Il toponimo Canaro richiama le origini del territorio, un tempo paludoso, attraversato da canali e corsi d'acqua in cui crescevano in abbondanza canne palustri. Nel tempo questo territorio è stato bonificato più volte. Diversi documenti attestano la presenza sia del Ducato degli Estensi che della Repubblica Veneziana, e qui, nella frazione di Garofolo, si trova l'edificio che la tradizione identifica come la casa natale del pittore ferrarese del Cinquecento Benvenuto Tisi, la quale nel 1937 venne dichiarata monumento nazionale. Essa, oggi restaurata, è sede di un importante museo virtuale, MUVIG, dove vengono proiettate le opere dei più importanti musei del mondo. Restiamo nell'Alto Polesine, ma seguiamo l'altro fiume della Mesopotamia del Veneto, l'Adige. Prima di arrivarvi pienamente, dobbiamo passare un territorio che deve il suo nome ai rigidi inverni polesani, quello di Giacciano con Baruchella, che comprende la frazione di Zelo, ulteriore sottolineatura di quel freddo. Baruchella, invece, deve il suo nome a Domenico Cisamini, detto il Baruchello, della famiglia Cisamini della Fratta, nobili ferraresi incaricati della bonifica di questo territorio nel 400. A Giacciano, il cui nome deriva da giazzo, ghiaccio, all'interno della chiesa di Sant'Ippolito troviamo La Dolente, un bassorilievo attribuito ad Antonio Canova. Scaldano il visitatore, invece, il ponte e la chiesa di Sant'Andrea a Zelo, testimonianza, quest'ultima, di come la bellezza possa sopravvivere alla guerra. La chiesa risale agli anni 50 del Novecento, ma il campanile è resistito ai bombardamenti, mostrandoci il volto settecentesco del paese. Si identifica con il suo nucleo religioso originario il paese successivo. L'abbazia della Vangadizza di Badia Polesine è stata edificata nel X secolo d.C. e testimonia anche dell'origine della famiglia degli Este. Importanti personaggi sono nati qui, come Eugenio Balzan, a cui è dedicato il teatro sociale, da tutti chiamato la Piccola Fenice, o Bruno Munari, a cui è intitolato uno dei due parchi pubblici. Tra i numerosi altri monumenti importanti della cittadina spiccano il Mercato Coperto, costruito su imitazione di Palazzo Ducale di Venezia, e la chiesa di Sant'Antonino nella frazione di Salvaterra, altro nome particolare che racconta di un miracolo che ha salvato quel luogo. Più incerto il nome della cittadina successiva, oscillante tra Terra Fortificata e Fondata da Antenore. Di Lendinara, però, è più certa una denominazione successiva che racconta del suo destino culturale, ossia
Atene del Polesine. Difficile riassumere in pochi attimi tutta la sua ricchezza, ma possiamo segnalare Palazzo Pretorio, carcere fino a pochi decenni fa e scrigno della statua di presunta origine fenicia denominata Puazza, il santuario della Madonna del Pilastrello, meta della devozione di molti fedeli, il teatro Ballarin, che presenta alla cittadinanza e al territorio una ricca e variegata stagione di eventi. Particolare è l'arco di Castel Trivellin, ultimo ricordo del castello medievale della cittadina. Proseguendo in riva all'Adige, troviamo un paese che prende il suo nome dalla gens Lusia, imparentata col generale Caio Mario. Lusia, quindi, testimonia la sua antica presenza e la sua volontà di persistenza, nonostante l'uomo distrugga il suo territorio a volte. La Torre Morosini, ad esempio, ci racconta di un edificio seicentesco derivato dalla ristrutturazione di un castello medievale. Ce lo può raccontare solo questa torre perché il resto del complesso è stato distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Gli orti del territorio fanno di Lusia un importante punto di riferimento, con sapori e profumi che deliziano visitatori e compratori, garanzia di qualità di questi prodotti della terra. Ancora corsi d'acqua nel nome del prossimo paese, la nuova campagna del Gebo, del fiume. Villanova del Gebo ha origini preistoriche. Le varie vicende storiche di trasformazione del territorio l'hanno privata delle sue antiche costruzioni, ma il paese presenta due meravigliosi monumenti secenteschi, la chiesa di San Giuliano Martire e l'oratorio del Santissimo Nome di Maria. A 130 miglia da Rimini, Centum Triginta, sorgeva la stazione di sosta della Via Annia che ora si chiama Trecenta, il cui territorio è stato fortemente modificato dalle numerose deviazioni dei corsi d'acqua. Testimonianza ne è la zona detta dei Gorghi, il più famoso dei quali, il Gorgo della Sposa, racconta una leggenda di amore impossibile. Altri racconti vengono proposti dai monumenti della città, come i cinquecenteschi Castello di Sariano e Palazzo Pepoli, detto il Palazzon. Nel frattempo ci siamo spostati nella fascia centrale dell'Alto Polesine e, proseguendo, troviamo un altro luogo di sosta, almeno nel nome. Il piccolo paese di Canda non ha voluto fermarsi però nella storia e ci presenta una bellezza inestimabile, Villa Nani Mocenigo, realizzata dall'architetto Vincenzo Scamozzi. Essa porta nelle sue stanze e nel suo parco, oltre ad affreschi e piante antiche, una leggenda locale d'amore finito male, quello della Contessa Nani, conosciuta come la Contessa Triste. Il suo fantasma ancora abita la villa e chiede a chi la incontra dove sia finito il suo amore. Vestigia del passato paludoso di tutto il territorio è il nome di Bagnolo di Po, che ha sofferto particolarmente di questa situazione fino alle ripetute bonifiche nei vari secoli. Nonostante il territorio poco ospitale dell'inizio, alcune costruzioni testimoniano una storia interessante, come ad esempio Villa Ariosto detta La Barchetta, proprietà della famiglia del grande poeta Ludovico Ariosto, e la secentesca chiesa della Natività della Beata Vergine Maria. Dov'è oggi il castello di Guglielmo III degli Adelardi Marcheselli? Le fondamenta sono sotto la piazza principale e il ricordo nel nome del paese. Castel Guglielmo è stato colpito duramente dagli eventi storici e naturali del Polesine, ma si presenta attualmente con diversi luoghi di interesse come la chiesa di San Nicola di Bari e Villa Pelà, quest'ultima in stile Liberty. Dedicato a Bellino, vescovo di Padova del XII secolo, il paese di San Bellino tramanda anche una leggenda legata al suo santo protettore che racconta di un albero di pere miracoloso. Non solo religiosità, ma anche una particolare ricchezza di ville, tra le quali possiamo ricordare Villa Guarini, dove il poeta cinquecentesco Giovanni Battista Guarini avrebbe composto il suo dramma pastorale in versi Il Pastor Fido, Villa Mocenigo, ora Bertetti, dalle imponenti dimensioni, e Villa Bolognese.
La zona disboscata al centro dell'Alto Polesine, significato del nome del paese di Fratta Polesine, è un luogo pieno di storie da raccontare, di epoche da mostrare al mondo. Il periodo preistorico è testimoniato dal sito di Frattesina, i cui resti sono presenti nel Museo Archeologico Nazionale della cittadina. Il periodo rinascimentale è testimoniato dalla meravigliosa villa palladiana detta la Badoera, mentre la vocazione carbonara della cittadina, tra le altre, da Villa Oroboni. Non meno importante è la casa museo di Giacomo Matteotti, che ricorda alle generazioni future le vicende subite durante il fascismo da questo importante uomo politico di Fratta Polesine. Il prossimo paese ci introduce nella zona del Medio Polesine. La campagna di Marzio, Villa Marzana, è stata scenario di un gravissimo eccidio durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 15 ottobre 1944, 43 partigiani vengono uccisi dai repubblichini nazifascisti come rappresaglia per la sparizione di 4 collaborazionisti. Un complesso monumentale lo testimonia e lo ricorda alle generazioni future. Frassinelle Polesine prende il suo nome da un antico corso d'acqua, il Frassinoni. Ci fa restare ancora al confine con l'Alto Polesine, ma ci avvicina sempre di più al capoluogo della provincia. Il complesso di Capese Romioni comprende casa padronale, oratorio e rustico su 9 arcate di difficile datazione e ci parla di un periodo tranquillo. Il monumento alle vittime del camion della morte, invece, ci parla delle difficoltà di questa terra che, nonostante la modernità, nel 1951 fu devastata da un'alluvione del Po. Il camion che doveva portare in salvo circa 100 persone si trovò, invece, bloccato nell'acqua, portando morte e non salvezza. Su un'ansa di un antico ramo del Po, che veniva denominata Arcuata, sorgeva Arcuà Polesine, paese che, assieme all'eleganza della forma curva, associa l'eleganza del castello Estense. Costruito nel 1146 da Guglielmo III degli Adelardi Marcheselli, venne poi conquistato dagli Este. Del castello rimangono una torre merlata suddivisa in 3 piani e una parte centrale che si affaccia su un ampio cortile, le cui stanze sono decorate con affreschi che rappresentano scene mitologiche. Conserva ancora il fossato tutto intorno e per accedervi occorre superare un ponte. Il castello è il monumento medievale più rilevante e meglio conservato nel Polesine. Anche i boschi caratterizzavano l'antico paesaggio del Polesine e Bosaro ne porta il ricordo nel nome del paese principale e delle sue frazioni, come ad esempio Bosco del Monaco. È il più piccolo paese della provincia di Rovigo. Ed eccoci finalmente al centro della provincia, alla Rosa Centrale, alla Città delle Rose, Rodigium, Rovigo, città ricca di storia e d'arte. Dalle torri del castello del X secolo si può passare al quattrocentesco Palazzo Roverella, sede di importanti mostre d'arte frequentate da moltissimi visitatori, o alle piazze del centro storico, come la 200esca piazza dedicata in seguito a Vittorio Emanuele II e protetta dal Palazzo della Gran Guardia, o all'800esca piazza Garibaldi con il monumento equestre a lui dedicato e l'elegante teatro sociale. Un po' defilata si apre allo sguardo la particolare pianta ottagonale del Tempio della Beata Vergine del Soccorso, detta la Rotonda, ricca al suo interno di meraviglie artistiche. La biblioteca dell'Accademia dei Concordi, con le sue oltre 250.000 opere librarie, e il Museo dei Grandi Fiumi, nel restaurato monastero degli Olivetani, proteggono le moltissime testimonianze della storia millenaria del capoluogo. Troviamo ora un ponticulus, un ponticello sul fiume Tartaro. Pontecchio Polesine si offre ricca soprattutto di ville 600-700esche, come ad esempio la luminosa Villa Cappello Rama o Villa Grimani, che sorge sulle rovine di un antico castello medievale ed esprime il suo carattere 700esco.
l'origine romana del nome, derivato dalla gens Crespina, è stata nascosta per lungo tempo da un'altra leggenda che il paese si tiene stretta. Quella di Fetonte, il figlio del sole che rubò il carro al padre e rovinosamente cadde nell'Eridano, nel Po, forse proprio all'altezza di Crespino. A questa figura mitologica è dedicata la piazza principale del paese. Al Po e alla vita sulle acque è dedicato invece il Museo delle Acque. Proseguendo nel nostro viaggio, arriviamo nel paese dedicato alla dea Cerere, Ceregnano, e troviamo il suo imponente palazzo comunale del XIX secolo, edificato durante il Regno d'Italia, luogo di pregio insieme a molti altri presenti nelle sue frazioni. La Villa del Doge è l'origine del nome del paese di Villadose e tradisce quindi il periodo della dominazione veneziana, ma la sua storia è più antica. Risale all'epoca romana, come testimonia il Museo Archeologico della Centuriazione Romana, ospitato nel seicentesco Palazzo Patella, attuale sede del comune, che con il suo porticato ad archi rende elegante la piazza antistante. Altro testimone storico del paese è Villa Casalini, un vasto complesso del XVIII secolo che ricorda la grandezza passata di questo paese. Ci addentriamo nell'ultima parte della provincia di Rovigo, la zona del Delta del Po, attraverso la sua porta, Atria, una città che anticamente si trovava in prossimità del mare e che ci testimonia in maniera inequivocabile come questo territorio, dominato dalle acque, sia stato caratterizzato nei secoli da grandi mutamenti e trasformazioni. L'origine del significato del suo nome è incerto. Chi sostiene derivi dal greco aetria e significhi serena, chi dall'etrusco atria, città del Levante. Il suo passato comunque è prestigioso. Dare il nome a un mare non è da tutte le città e questo testimonia l'importanza che in epoche antiche Atria ha rivestito, come si può intuire presso il Museo Archeologico Cittadino, vero scrigno di tesori. Altro luogo che racconta direttamente dei cambiamenti del tempo è la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, che ospita un interessante museo. L'ottocentesca struttura contiene la chiesa quattrocentesca, che a sua volta contiene la prima chiesa anteriore al 1000, una vera macchina del tempo a disposizione dei visitatori. La forma curvilinea, come abbiamo visto, è quasi il tema conduttore di un territorio solcato da acque, con fiumi e fiumiciattoli che esprimono il loro corso ad anse. Anche Corbola, quindi, vuole raccontarci questo motivo geometrico, portando nel nome la sua vocazione fluviale. Luogo da ricordare è la casa del soprano Rosetta Pampanini, che dopo una vita di successi nell'opera lirica ha voluto tornare alle sue origini polesane alla fine della sua vita. Il dio Apollo avrebbe apprezzato la titolazione del paese di Loreo, dedicato alla sua pianta sacra, l'alloro, e avrebbe apprezzato anche la grazia dell'impianto veneziano delle costruzioni e dei suoi paesaggi naturali. Il suo Antiquarium ci parla della dominazione romana, i portici lungo il canale, invece, delle ricchezze che qui transitavano, regolate da una lapide del 1785 con le tariffe per il passaggio delle imbarcazioni. Su tutto svetta la torre civica con orologio, simbolo della città, esempio di eleganza e di imponenza. Piccola roggia, piccolo canale, forse solo anticamente. Rosolina è un altro incanto per le bellezze naturali che propone. Oltre alle spiagge dorate e l'isola di Albarella, mete internazionali di balneazione, il giardino litoraneo botanico di Porto Caleri, la foce dell'Adige e la via delle valli offrono a chi le visita un paesaggio antico, mantenuto tale a perenne memoria di che cosa è stato il Delta del Po dal punto di vista della vegetazione e della fauna, e permettono ai pensieri e alle emozioni dei visitatori di trovare un luogo dedicato alla calma, in cui ritrovarsi grazie al contatto con la natura. Il suo nome si collega alla grande città di Atria. La sua forma longilinea attribuisce un fascino quasi impervio. Ariano nel Polesine è anche testimonianza di grandi civiltà antiche, come dimostrano la chiesa di San Basilio del IX secolo e il relativo centro turistico culturale,
gli scavi archeologici di Tenuta Forzello, che stanno facendo emergere reperti di epoca paleocristiana, e le dune fossili, ultima testimonianza della linea di costa del X secolo. Agli inizi del 600 venne realizzata un'imponente opera idraulica dai veneziani per impedire l'interramento della laguna dovuto all'accumulo di detriti trasportati dal Po. Taglio di Po lo testimonia nel nome e nelle costruzioni che cominciano a partire proprio da quel taglio, come ad esempio Villa Canani e la sua elegante facciata settecentesca, o la tenuta Kazen, grandioso complesso anch'esso settecentesco, apprezzato anche dal poeta inglese George Byron, che qui scrisse la poesia Stanzas to the Po, paragonando i tumulti del grande fiume a quelli del suo cuore innamorato. A Ca Vendramin si trova una testimonianza più vicina ai nostri tempi del rapporto dell'uomo con le acque di questo territorio, il Museo Regionale della Bonifica. All'interno dell'impianto idrovoro per la bonifica della zona di inizio Novecento è possibile ammirare esempi importantissimi di archeologia industriale, segni dell'ingegno di uomini che volevano salvare i propri luoghi di appartenenza. Dall'opera idraulica degli inizi del 600 sorsero anche le località di Contarina e Donada, che assunsero i loro nomi dai veneziani proprietari di queste terre, i Contarini e i Donà delle Rose. Nel 1995 i due comuni si fusero definitivamente nel paese di Portoviro, ora città riconosciuta e ricca di sorprese nascoste. Nella chiesa di San Bartolomeo, infatti, è installato un antico organo dell'importantissimo organaro Gaetano Callido, mentre nella chiesa della Visitazione di Maria Santissima c'è una statua di San Giovanni Evangelista, opera seicentesca attribuita a Guido del Moro. Accanto alla chiesa insiste il maestoso campanile, che è tra i più alti di tutto il Polesine. Altri punti di interesse sono lo scanno Cavallari, di fronte al borgo marinaro di Porto Levante, che conserva ancora una antica ghiacciaia, il piccolo borgo seicentesco di Ca Cappello, con l'antica barchessa, e la chiesa dedicata a San Giovanni Battista, tra le più antiche del Polesine, il Museo della Corte, Villa Carrer, costruita nel XII secolo, e la sede della Biblioteca Comunale, situata nell'edificio dell'ex macello. Infine, dopo un viaggio in lungo e in largo nella Mesopotamia del Veneto, ci possiamo prendere un momento di respiro nelle oasi e nelle sacche, guardando gli scanni e il faro di Pila a Porto Tolle, il porto delle tavole, dove finalmente possiamo godere del grande spettacolo del Delta del Po, del fiume che, attraversato tutto il nord Italia, finalmente si può riposare nelle acque del Mar Adriatico. Il Polesine ha ancora molti nomi da presentare, nascosti nelle frazioni dei paesi, nelle sue vie, nelle leggende. Ramo di Palo, Presciane, Legiare, Cambio, Borsea ci raccontano altre immagini, ci evocano altre suggestioni. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito e ci dobbiamo salutare. Siamo certi però che la vostra curiosità vi porterà in giro per questi luoghi a cercare nomi di eventi storici, di creature fantastiche, di personaggi ancora da valorizzare, facendo diventare il Polesine un Olimpo di pianura, di nuovi miti e di sogni.